tutti noi abbiamo bisogno per cambiare il nostro futuro in meglio. Cinzia Morosino. Buonasera, ho intanto qualcosa perché altrimenti mi dilungo troppo io. Volevo dire soprattutto che il futuro è adesso, il futuro di Taranto è adesso, non domani, come dicono molti rappresentanti politici, rappresentanti istituzionali, amministratori e quant'altro. Dal comune in su sto parlando. Perché? Perché parlano di ambientalizzazione, perché parlano di decarbonizzazione, cioè parlano di tante cose che, ammesso che si possano fare, e io non sono convinta che l'Ilva possa andare avanti, cioè lo stabilimento ormai è decotto, dicevano prima giustamente i lavoratori che conoscono bene la situazione, uno stabilimento dove non si fa da anni la manutenzione, uno stabilimento di oltre 60 anni fa con tecnologie antiquate e quant'altro. Quindi comunque sia, se mai fosse possibile una cosa del genere, lo dicono perfino Federmanager, cioè le associazioni degli industriali, bisogna aspettare una ventina d'anni, sì, ma che sono, tanto una ventina d'anni ce le possiamo prendere, no? Ce li possiamo permettere. Quindi il futuro invece è adesso. Noi, a parte giustamente, vogliamo la chiusura, e non solo dell'Ilva, perché finora abbiamo parlato soprattutto dell'Ilva, ma di tutte le fonti inquinanti. Non ci scordiamo lo stabilimento dell'Eni, la raffineria a Taranto, la Total che porta il petrolio sporco dalla Basilicata e quant'altro. Quindi tutte le fonti inquinanti. E Taranto, fra l'altro, sembra quasi un disegno da parte di qualcuno nelle alte sfere, è tagliata fuori da tutto, è isolata da tutte le vie di comunicazione. Forse ve ne siete resi conto se, quando partite o quando ci sono i vostri figli che vanno a studiare o a lavorare fuori, i vostri mariti e quant'altro. Io prendo sempre come esempio eclatante della situazione di Taranto la vicenda dell'aeroporto, perché oltre ad essere associazione Progentes e punti di vista PES, faccio parte anche del movimento pre-aeroporto di Taranto. Dico di Taranto perché sulle carte nautiche, si chiamano così anche quelle, è l'aeroporto di Taranto, Grottaglie, chiaramente. Taranto deve poter volare in tutti i sensi, cioè le infrastrutture che noi abbiamo sono dei gioielli, ma non ce le fanno utilizzare, non so se tutti se ne sono resi conto di questa cosa. Io per esempio ho due figlie che hanno studiato e lavorano a Milano, quando vengono giù e scendono con l'aereo a Bari, gli costa di più prendere Oscar, no, il taxi, che non magari un volo low cost. Non solo, per i turisti, per i viaggiatori che vogliono venire qua, hanno difficoltà a capire, una volta che sono scesi a Bari e a Brindisi, come ci devono arrivare a Taranto. Magari ci diamo un po' di murgesi, di asini murgesi, perché sulle infrastrutture come questa, come l'aeroporto, è che si crea lo sviluppo, aumenta anche l'occupazione e cresce tutta la comunità. È inutile che qualcuno chieda le navette per Bari e Brindisi. Noi vogliamo che la nostra infrastruttura, che l'aeroporto funzioni, non che dobbiamo prendere le navette per andare a Bari a Brindisi, che comunque tanto non ce ne daranno mai, quindi il problema, perché anche il nostro comune, anche la nostra amministrazione Melucci, a un certo punto dice, ma ci servono le navette. Questo significa non aver capito nulla della vicenda aeroporto, a che cosa serve uno scalo aeroportuale sulla costa ionica, che non ce ne abbiamo, ne abbiamo. Noi serviamo la Basilicata, l'Alta Calabria e anche parte delle Cese, che più paradossalmente ci sono delle cittadine sulla costa, più vicine all'aeroporto di Grottaglie che non a quello di Brindisi, perché è grande la provincia di Lecce, per dire. Poi consideriamo per esempio, questa eccezione ve la faranno sempre, dice vabbè ma l'aeroporto è vicino, veramente vero. Allora, prendiamo un esempio del nord, gli aeroporti fra Albenga e Trieste sono ben 17,
uno ogni 50 chilometri, quindi che stiamo parlando? E lavorano tutti. Fra Napoli e Bari, quanti ce ne sono? Uno. Al sud abbiamo in media un aeroporto ogni 300 chilometri, quindi la vicenda di Taranto poi si inserisce in quella generale del meridione. Nel settore aereo, solo in Italia, l'anno scorso avevamo oltre 700.000 posti di lavoro, un impatto del 2,7, quasi 3% sul PIL nazionale, quindi è ricchezza l'aeroporto. Il traffico aereo, fra l'altro, ora è in ripresa dopo il Covid, e in Italia è in ripresa maggiormente che nel resto d'Europa, se volete saperlo. Sta andando meglio del resto d'Europa, perché c'era stato chiaramente un blocco dovuto al Covid. Quindi il traffico aereo sta progressivamente recuperando i livelli pre-Covid e il turismo fa lievitare il movimento dei passeggeri negli aeroporti dell'area mediterranea. Noi siamo nell'area mediterranea. Le compagnie aeree e gli aeroporti avranno sempre più bisogno di tecnici, assistenti al volo, piloti, senza contare poi i punti commerciali che si aprono dentro ma anche fuori un aeroporto, centri commerciali, hotel, ristoranti e la promozione turistica delle bellezze del territorio di cui parlava prima Stefania Bellanova, anche quello si fa in uno scala aeroportuale. Cito la mostra che è stata fatta l'anno scorso all'aeroporto di Brindisi, dove hanno portato dei reperti del Museo Archeologico di Taranto. Beh, il totem, ne parlai con la direttrice del museo di questo, me lo disse proprio lei, il totem dove si promuoveva il Museo Archeologico di Taranto, voi direte sicuramente stava agli arrivi, in modo che a Brindisi quando arrivano i passeggeri dice oh, andiamo a vedere il museo. L'avevano messo alle partenze il totem che pubblicizzava il Museo Archeologico di Taranto, cioè ma di che stiamo parlando? Riguardo al porto poi, ah questo è un altro, un porto grande, finora è stato sempre Ilva dipendente ed Eni dipendente. Vi segnalo solo alcune questioni irrisolte al momento. Delle domande che noi abbiamo inoltrato all'autorità portuale senza avere ancora risposte. Intanto, come procede la verifica per il dragaggio del molo polisettoriale? Abbiamo letto della realizzazione di un'area parcheggio di camion destinate alle operazioni di movimentazione al molo polisettoriale. È previsto per caso l'arrivo dei traghetti per merci RoRo? A Bari e Brindisi ci sono problemi di autorizzazioni col Cold Iron. Da noi è tutto ok? Non si sa nulla. Scusate, però devo finire, questa cosa è importante. Quando partiranno i lavori di pulizia dei fondali del Molo San Cataldo, ragazzi? Dove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico? Il famoso centro polivalente lì sul Molo San Cataldo, chiamato Falanto, quando sarà pronto? Sono anni, eh? Si parla anche del nuovo terminal per le crociere che non portano un granché di lavoro. Per i fly and cruise, che significa arrivi con l'aereo a Grottaglie magari e poi parti da Taranto, ci sono novità? Noi non ne abbiamo. Anche per il prossimo anno si potrà imbarcare soltanto su costa? Noi abbiamo fatto queste domande. Per le crociere ed eventuali traghetti sono ormai 2 anni che si aspettano queste pulizie dei fondali, eccetera, e sta diventando una barzelletta, come anche il centro polivalente. Cioè, quel porto deve servire solo all'Ilva e all'Eni, evidentemente. Non possiamo permetterci di avere il Molo San Cataldo deserto per gran parte dell'anno in attesa delle crociere. È uno spreco, ragazzi, è uno spreco. Quindi sono tutti i soldi che perdiamo. Fra l'altro abbiamo le tariffe più alte, quindi vi dico che le compagnie preferiscono non venire. L'MSC l'anno scorso si è tirata indietro, che doveva venire con le crociere. Poi si è aggiunto il problema, vabbè, adesso della circumnavigazione dell'Africa, perché Suez sta in quelle condizioni. Però usando il canale di Suez, no, si ricomincerà prima o poi, i porti italiani sono fra i primi approdi del Mediterraneo. Taranto viene escluso,
Taranto alla fine è solo marina militare come porto, quasi. Tutto sommato Taranto, essendo più a sud, invece potrebbe essere appetibile, ma senza intermodalità porto, ferrovia, aeroporto, si fa fatica. Queste sono comunque delle cose molto... Se avevi detto 4 minuti. Ok, avete visto in che condizioni la... problemi, dobbiamo parlare. L'alta velocità ce la sogniamo. Infatti mi hanno detto di parlare dello stato delle infrastrutture e lo sto facendo. E i collegamenti viari che praticamente abbiamo nella Bradamico-Salentina, nella regionale 8, eccetera. Comunque la cosa che noi dobbiamo chiedere al governo, e qua chiudo, è che quei soldi che in genere hanno sempre usato per l'Ilva e che ancora vogliono buttare in quello stabilimento, vengano usati invece per far partire da subito un'economia diversa e alternativa per Taranto. Grazie.